Sì, ci siamo per la sesta parte di Marvel Spider-Man Remastered. La quinta parte l'abbiamo fatta sul secondo canale in multistreaming, lo sto caricando. Quinta parte? Sì, la quinta parte, che cazzo sto dicendo? La quinta parte, siamo arrivati al sesto episodio, quindi la quinta parte lo sto caricando in questo momento. La sto caricando sul VOD, quindi nei VOD, quindi troverete nei VOD se lo volete vedere, altrimenti voi lo vedete già su YouTube, quindi ogni tanto facciamo questi multi-streaming che proprio nessuno mi caga. No, quindi ecco, GoItalia, l'astronave più bella e sconosciuta d'Italia, sicuramente. Siamo il canale più ignorato d'Italia, questo lo posso dire, quindi senza ombra di smentita, almeno questa piccola soddisfazione, siamo il canale più ignorato d'Italia, ragazzi, si parte, si vola. Noi, il nostro viaggio nell'universo GoItalia, e in questo caso nell'universo di Spider-Man, lo facciamo. Voi siete dei nostri, io vi aspetto se volete. Ci siamo sempre live, come sempre, in continuazione. E se volete divertirvi con me, ok? Ciao, ciao, alla prossima. No, ok, si va in sigla, ragazzi. Sigla! Sì, eccoci, 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 cazzo, eccoci, ci siamo, continuiamo l'avventura. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Ma se poi c'è qualcosa da vedere, scusa, abbiate pazienza. E così? Zia May non è arrivata. Sì, adoravo i cavalli, come tutti i bambini. Forse i bambini americani, probabilmente, che vedo di... Mi manchi. Zio Ben? Ragazzi, mi sono fatto manco la barba per essere live, eh? Apprezzate. Ho fatto una multi-streaming, come al solito, non è entrato I nessuno. senzatetto tra i veterani sono in diminuzione, ma sono ancora troppi. Per fortuna se ne sta occupando il mio amico Flash Thompson. La produzione di GoItalia aumenterà a dismisura. Perché, ragazzi, veramente, ragazzi, del vecchio lavoro, cioè, mi possono baciare il culo tutti. A Ehi, non dobbiamo parte sposarci. che Viviamo nel cuor ho leggero. gravi problemi di salute, ma Alla per vedova fortuna della ce la sposa. facciamo ancora a fare questa attività. Quindi, veramente, sti grandi cazzi. Ok, andiamo qua nell'ufficio. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto, e siccome so della sua laurea. Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera
può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Non lo so. Ma perché rischiare? Una minaccia, che altro, mi sembra. Ehi! Il simbolo nella maschera significa demone. Lì era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, usciamo da qui? Che non potevo sperare di meglio. Ragazzi, andiamo nei panni di Spider-Man. Che dobbiamo fare qua? Scusate, beh, se... siamo messi qualcosa, ma sinceramente. Vai. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di Spidey qui in città? Quali? Scusate, abbiate pazienza, quali? Non ce l'avevo, ho fatto tutto. Ho fatto tutto, quindi... quali? Ecco, andiamo a fare la missione secondaria. Vai, dai. Esatto, bravo. Eccomi. Ciao, zia May. Ho parlato con il signor Lee e sembrava turbato. Ti sei messo nei guai? No, è solo una storia che sta seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. No. No, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. Come sono preoccupato? Sono preoccupata. Ammira la dedizione con cui aiuti gli altri. Produttori. Gli ricordi il suo passato, si rivede in te, entrambi orfani. Ah, è solo preoccupato, forse ha detto. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente, okay. Zia May. Glielo riferirò. Lo so soldo io. A presto, Peter. Dai, yeah. Sì? Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texidor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Ho capito, ma mo devo fare la missione secondaria. Che cazzo, scusate, avete pazienza, dai. Dai, fa tutta sta strada qua a New York. E ora non la facciamo la seconda missione? Scusate. La secondary, dai. Chissà che roba è, vediamo. Dai, dai. Ci vuole il tempo di arrivare, cazzo. Abbiamo tutta la città. Che dice? Qualcosa non va? Infatti, qualcosa non va. Volevo solo ringraziarti per aver salvato mia figlia da quei criminali. Tutto sto casino per ringraziarmi, scusate. Proprio ora? Immagino che tu sia troppo impegnato per ricordare tutti.
vicino al teatro tra la 126 e la Paola. L'ho appena sentita. Giusto, scusa. È stato un piacere, sono felice per tua figlia. C'è qualcuno che si spaccia per noi, ragazzi. Andiamolo a beccare subito. Ecco il teatro. E la scena del crimine. Vediamo di capire cos'è successo. Purtroppo mi sono perso la scena. Grazie per averla salvata, Spider-Man. Ancora vivo. Chiunque sia stato non usa molto di letali. È già positivo. Facciamo qualche domanda. Sei già tornato? Pensavo avessi raggiunto l'incendio. Giusto, vado subito. Mi ripeteresti la direzione? Prima sei andato da quella parte, a sud. Grazie, mi ero perso un attimo. In effetti, qui si sente odore di incendio. Mm-hmm. Sentite l'odore di incendio? No, lo sentite? Il resto dell'incendio è stato spento in fretta. Scusi? Spidey, che ne hai fatto di quell'estintore? Un estintore? Chissà dove l'ha lasciato. Sei tornato! Non ti ringrazierò mai abbastanza per aver salvato la mia amica. Pensavo sarebbe morta. Piacere mio. Ascolta, voglio assicurarmi che tutti stiano bene, ma il fumo deve avermi dato alla testa. Ricordi dove ero andato dopo? Scusa, stavo soccorrendo la mia amica. Penso tu sia tornato lì. Grazie. Fagli auguri alla tua amica. Chiunque ha usato l'uscita antincendio non può copiare la mia ragnatela. Il mio imitatore ha usato un estintore. Forse è ancora qui da qualche parte. È stato un cortocircuito elettrico, non un incendio doloso. Indaga sull'incendio, ragazzi, ma dove? Non mi capì. Qua dice sotto però, 40 metri sotto. Vabbè, ripartiamo con noi. Sono questo. Tutti al sicuro ora. Ottimo lavoro, Spider-Man. I'm not the guy in charge. Keep moving, right? Vediamo quest'altro. Hai detto atletico con quell'estintore. Un estintore, eh? Chissà dove l'ha lasciato. Ho capito, ma non lo trovo. Mi sa che devo fare. Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Quindi? Impronte, eh? Esatto, bravo. Ah, sostanza sconosciuta rilevata. Ha usato un estintore. Che genere di inibitore conterrà? Sì, ho capito. Ho capito. Vabbè. Lettura di coglioni, questo tutorial, già lo so che devo fare. Più o meno. Ma vediamo, uno in meno e uno in più, però non so. No, penso che questo no. Questo no. Questo qua e questo qua. Ok. Questo qua e poi uno e due. No. Ovviamente no.
no. Un attimo, fatemi ragionare con calma. Questo no. Questo, così, no, ma come, per poco. Non ho capito bene qua adesso, comunque sono due. Ok. Perdo colpi, vabbè. ABC, comune e semplice da rintracciare. Fosfato di monoammonio. Era cosparso di una sostanza ignifuga. Se regolo i miei sensori sulla sua impronta chimica, mi porteranno dritti a Spider-Man 2.0. Va in giro a piedi, non ha ragnatele né poteri. Sta rischiando la vita. Andiamo a piedi così? Davvero andiamo a piedi? Quello è... No. Dici Spidey? Ups, che succede qua? Che profumino quegli hot dog. Non tirare la corda, oggi hai già mangiato gratis. A lui regalano hot dog. A me nessuno regala hot dog. Quel tizio sembra malconcio. Forse sa qualcosa. Andiamo, smettila! Ti ho detto quello che sapevo. Lo scambio avverrà sul tetto, lo giuro. D'accordo, ma sta lontano dai guai. Spero non sia tardi. Il mio doppelganger è in gamba. Fuori combattimento, ma bevi. Questo dovrà imbottirsi di antidolorifici, ma se la caverà. Dove hai imparato a combattere così? Non ha preso la droga. Sembra che le sue intenzioni siano nobili, anche se il metodo è folle. Ok. Eccolo. Ma la dai! Cioè, mi ama. Ah, che situazione? Sono con voi, cittadini. Con permesso, sento chiamare aiuto. Ok, no, io non parlo così. Nessuno parla così. Lasciatelo! Sì, giusto. Il signor Fisk ci darà ancora più soldi se gli portiamo la sua testa. Oh, ehi, ragazzi! Non sono il vero Spider-Man! Ma va? Beh, adesso lo sei. È ora di pareggiare i conti. Ho sempre saputo che erano più di uno. Uccidiamoli entrambi. Ci penso io, scappa! Rinunciare a combattere con il vero Spider-Man? Scordatelo! Combatti bene! Sono cintura nera! Insegno al Dojo Chikara! Volevo solo rendermi utile! Alimentare la tua leggenda! Sì, ma se ti vesti come me, attiri i miei nemici! Beh. Io ne ho a pacchi di nemici! Occhio, arrivano! Mi occupo di quelli armati, tu pensa al resto! Se vuoi essere d'aiuto, c'è un rifugio Fist qui vicino. E un corso gratuito di autodifesa farebbe il pienone. Ottima idea. Inizia a intuire gli aspetti negativi dell'essere un eroe. I missili, mamma mia, sopportabili. Dove vai? Ma quelli sono lanciarazzi! Nasconditi, ci penso io. Non me lo faccio ripetere. Thank you.
Ok. Caspita, è stata dura. Oh, come fai? Un livido alla volta. Senti, le tue intenzioni sono ammirevoli, ma se continui così finirai per farti ammazzare. Sì, ora l'ho capito. Tranquillo, appenderò il costume al chiodo. Basta Spider-Man. Ottima scelta. E poi non serve un costume per fare la differenza. Ehi, bella frase. Questa me la segno. Ok, abbiamo fatto anche questa missione secondaria. Ce ne andiamo, via. Chissà che faccia aveva, ma non fa niente. Mercoledì un po' così, un po' morto. Sono tutti a vedere le partite, secondo me. Vabbè. Il calcio, sinceramente, il calcio me ne frega un cazzo. Quindi vedete la presidenza. Quindi divertitevi, no? Insomma, il calcio mi interessa. Potrebbe mettersi male. Occhio. Avrete sentito parlare della rapina alla casa d'arte di Roseman? Com'è che ci riesce? Opla. Questo gioco è troppo spettacolare. Adoro questo gioco, ragazzi. Non ci posso fare niente. Adoro. Attenzione. Rieccoci qua nei panni di Peter Parker. Ottimo esercizio per le implosive. Peter Parker. Sentite. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Ehi, ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati. Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai, accidenti? Parli del diavolo. Signor Osborne. Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman. Solo Norman. Che cosa credi di fare?
La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. Neanche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Piano. Beh, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter, è finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Ai ai ai. Ai ai ai. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Ci sarà un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Eccola qua, siamo arrivati già. Harry mi ha lasciato un messaggio prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Okay. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma lui sembrava tenerci molto. Ok, ragazzi, abbiamo un'altra roba da fare. Benissimo, quindi dobbiamo darci da fare e lo faremo, vai. Vai, vai. Vai, vai. Questo dicevo, insomma, nelle prime live, che è importante di pulire la zona, perché insomma si accumulano un po' le cose da fare. Adesso abbiamo un'altra roba da fare, insomma, un altro rassellamento, come gli... Attenzione! Shocker è fuggito. Sta svaligiando una banca sulla merda. Che è successo? Non era dietro le sbarre. Esatto. Ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Ecco. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno. La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavolo. A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante. D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. Mm-hmm. Ok, entriamo un attimo se riusciamo. Pete, questo laboratorio controlla lo stato di salute dell'ecosistema marino. È provvisto di medicinali in caso di bisogno. Gli effetti di queste malattie, beh, non li auguro a nessuna creatura vivente. Quindi? I pesci hanno contratto un'infezione batterica.
Devo curarli prima che infettino le scorte alimentari. Nel laboratorio ho trovato uno spray antibatterico per i pesci. Devo solo spruzzare. Non ci portiamo avanti con le canzoni di Natale. Aggiunga le persone. Prima tappa, il mono. Scommetto che il problema dipende da quei barili. Devo toglierli dall'acqua. Un attimo, forse è il caso di... Esatto. Ma porca miseria. Non ho capito che cazzo vuole da me, che devo fare. Rimuovi LB e RB, ma non capisco, cioè, dovrebbe prenderli a volo, ma non è così, non so che devo fare, aspetta un attimo. Ma non lo fa, ho capito, ok. È stato l'amichevole spazzino di quartiere. Ho capito. Questi barili sono più svegli di alcuni dei miei nemici. Bisogna farli un po' in maniera un po' più smart, esatto, bene. Ok, dobbiamo essere un po' più smart. Dai, siamo smart. Dai, che lo siamo. Più o meno, dai, attenzione. Esatto, vai. Aspetta, un'ora dura l'acqua, ecco, diciamo così. Mi sembra che non c'è più niente, eh. Sbaglio? Un altro? E che cazzo? Via. Sei barili, posso spruzzare l'antibatterico. Ma dove? Se lo applico in modo uniforme, le correnti lo porteranno ovunque. Di qua, che ne so, che cazzo? Ragazzi, che devo fare qua? Non ho capito. Vabbè. Aspetta che ci stanno i cosi verdi, i pallini verdi sulla mappa. Bene, pazienza, non li ho visti. Vabbè, adesso, vabbè, a posto. Va bene. Devo coprire un'area ampia. Sì, ho capito. Adesso ho capito. Vabbè. I pesci se lo passeranno tra loro. Per fortuna, visto che non ho appigli per avanzare oltre. Considerate le correnti, devo applicarlo in un altro punto. Altri barili. Sono loro a diffondere i batteri. Devo toglierli di mezzo. Il lato positivo dei barili è che non mi sparano. Il lato negativo è che non ridono mai alle mie battute. Io rido alle tue battute, vedi Spidey? Almeno tu seguimi su Go Italia, che cazzo? No? Niente, manco lui, niente. Vai! Che cazzo fa? Niente. Yes. Niente, siamo bagnati 10.000 volte. Dagli. Sotto con lo spray. Dagli. Avanti pesciolini, prendete lo sciroppo. È per questo che non ho un acquario.
Qualcuno avvertirà Jameson che Spider-Man sta inquinando le acque. Eh sì, sicuro. Sicuro succederà. Dai, l'ultimo. Ok. Analizziamo i nostri amici pinnati per essere sicuri che siano guariti. Sani come un pesce, per gli standard di un porto. Abbiamo sventato una potenziale epidemia. Sarà difficile per la Oscorp negare l'utilità di questa stazione. Fatto. Abbiamo preso anche due gettoni di ricerca. Che succede, ragazzi? Non lo so. Vabbè, andiamo via. Ferma Shocker. Andiamo a fermare lo Shocker. Lo sciocco di Shocker. Che... dai. Il gioco ci ricorda che dobbiamo ritornare ai nostri doveri di ragno. Sono stato io a toglierlo di mezzo. Jameson aveva ragione, è tutta colpa mia. E qual era l'alternativa? Permettere a Fisk di giocare al padrino? Ma stai bene, sembri più depresso del solito. Potrei aver perso il lavoro. Il comune, ovvero Norman, ci ha tagliato i fondi. Oh, Peter, mi dispiace. Se Harry fosse qui potrebbe far ragionare suo padre. Ma troverete altri finanziatori, vedrai. Il vostro lavoro è troppo importante. Grazie, MJ. Ci sentiamo dopo. Occhio. Ah. Herman, da quanto tempo? Non sono un avvocato, ma non stai violando la libertà vigilata? Ops, siamo bloccati qui. Giochiamo a obbligo o verità? No? A schiaccio pollice? Ok, a pugni in faccia. Ops. Lo stronzo vuole giocare duro. Ti sono digitali, eh? Come preferisci. Vuoi combattere? E allora combattiamo. Combattiamo, pezzo di merda. Amico, voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te. Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido. Tu sono stupido. Tu parli troppo. È questione di punti di vista. Per dire con cui posso finalmente danneggiarlo. Sai, ormai la gente non va più in banca. Hai avuto fortuna con quei contanti. Ma se vuoi rapinare una banca, prova il day trading. È di gran moda. Aia, si è liberato. Porca troia, porca trota. No, andiamo, Herman. Se mi dirai per chi lavori, ti farò avere uno sconto di pena. Se parlo, sono morto. Sono stati molto chiari. Bastardo. Arriva! Arrenditi e ti proteggeremo! Impossibile! Tu non hai idea! Credimi! Ma che... brutto figlio di... Io figlio di... Non tu! Ma tu guarda un po'... lo stronzone... Devo cambiare approccio.
Non hai detto per favore! Quella scultura è pesante. Quale? Porca putta! Ho capito, ma... Vai! Ma scherzavo! Ma questa è l'ultima opportunità! Giuro! Merda! Lo fai in veloce? Ok. Scusa, Herman. A volte le sfortune ti piombano addosso, letteralmente. Era terrorizzato, disperato. E all'improvviso questi demoni sono voi. Bene. Ok, Yuri. Shocker è tutto tuo. Ottimo lavoro. A Raft lo aspetta una cella speciale tutta per lui. Non ci sfuggirà ancora. E poi credo proprio che stesse lavorando per la banda dei demoni. Banda dei demoni? Sembra un titolo del Daily Bugle. Ehi! Hey! Il Bugle è un organo di stampa rispettabilissimo. Su questo avrei da obiettare. Beh, so che alcuni dei loro reporter sono in gamba. Comunque, hai ricevuto altri rapporti su questa banda di... tizi in maschera? Ti aggiornerò appena possibile. A proposito, quanti danni hai causato dentro quella banca? Non vuoi saperlo. Appunto. Non dovevo chiederlo. Anzi, continuiamo con le nostre... Il è stato lungo. Devo rimettermi in pari con gli eventi in città. Abbiamo un altro laboratorio di ricerca qua sopra, vai. Entriamo. Bene. Vai, avvia. Ehi, questa stazione rileva il particolato nell'aria. Quindi? Potrei spiegartelo con qualche parolone scientifico, ma in sostanza, sì? Quando è troppo fa male. I valori sono allarmanti, ma qualcosa non quadra. Devo testare le emissioni qui intorno per capire cosa sta succedendo. Bene, facciamolo. Ma ho già altri problemi. Il campionatore rileva particelle tossiche. Meglio controllare. Bene. Potrei iniziare da quei fumi di vapore. Qui c'è qualcosa di troppo. Serve un'analisi più approfondita. E come sempre... Andiamo qua. Okay, questo dovrebbe essere così. Yes, baby. Forse dobbiamo toglierne due qua. Uno togliamo qua. Uno togliamo qua, esatto. Mercurio combinato con qualcos'altro. Ma cosa? Continuiamo. Il problema non è confinato a un edificio. Ci sono molte persone a rischio. Non ben capito, eh. Un attimo, vediamo un attimo qua. Esatto. Vediamo cosa scopro da qui. Qua sono due da togliere. No, non ce la facciamo. Oh sì. Qua è solo uno. Esatto. Qua è solo uno di qua, però non lo so. Sì. Qua mi sa che è questo. E c'è uno e due. Vai, posso. Acido nitrico, c'è anche quello. Ma non è tutto.
Sono sulla pista giusta. Devo solo seguire la traccia. Il problema è più serio del previsto. L'intero quartiere è a rischio. Eh sì. Seguila. Un attimo, eccolo qua, eccolo. Trovato. Dai. Qui c'è una puzza d'inferno. Qua un bel casino. Cosa contiene? No, qua è... un attimo. Allora, qua si può togliere solo quello là che sta al centro. Quindi se sta al centro deve essere 1-2. Tipo questo qua. E poi tipo... No. Non so più sicuro che sia questo. Allora, a togliere ci sta solo questo qua. Quindi dovrebbe essere uno qua. E quindi questo c'è. Vedete, in corrispondenza questo, ma non va bene. Quindi questo non è. E allora forse non è manco questo. Aspettate. Che palle. No. Porca miseria, mi sto un po' incasinando. Questo qua lo può... esatto. Ma però due... Star bastardo. Andiamo per esclusione. Yes, baby. Ok. Ok, e qua dovremmo riuscire. No, appunto. Un attimo. Questo no, e questo no, appunto. Ma ragazzi, è impossibile che ho sbagliato tutto. Cioè, non ci voglio credere che ho sbagliato tutto. Faccio sempre la stessa cosa, che cazzo. Com'è possibile che ho sbagliato tutto, ragazzi? Mi sa che vedevo di... Porca trota. Perché queste sono le combinazioni, sono tre, le combinazioni provate tutte, e quindi è sbagliato questa, però... Porca miseria, questa volta è proprio tosta. Ok. Però non mi trovo qua poi, vedete. Cioè, ha deciso proprio di rendermi la vita impossibile, sto stronzo. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Ripristina, sì. Cominciamo dall'ultimo a questo punto. Che devo fare? Che deve essere a due elementi. Ok, quindi vediamo un po'. Allora, questo qua c'ha due elementi qua. Un elemento a sinistra però non c'è. Ok.
questo qua e questo qua per esempio. Io penso ci siamo quasi, Ma vieni! Etanolo, ma perché mi suona familiare? Etanolo, perché mi sembra così familiare? Mercurio con azoto ed etanolo. Devo continuare a seguire la traccia. Alla fine dovrò avvisare i servizi sanitari per un controllo sui residenti. Ops. Ho identificato il problema. Quei barili stanno rilasciando sostanze caustiche nelle tubature. Che casino. Calcio e silicio migliorano la capacità di assorbimento del cemento. Uno di meno. Ok, funziona. Devo tenermi più in alto di questa roba. Eh sì, è un po' un casino. Ma in realtà ci sta il appiglio. Se Spidey collabori. Allora. Ho capito dove cacchio sta il barile, mo. Sono lì, li vedo. Lanciali. Un altro paio di barili. Vabbè, io. È l'ultimo. Era l'ultimo o no? Oh, è un bluff. Anyway. No, non è l'ultimo. Era questo l'ultimo. Finito. Per fermare il drenaggio meglio chiudere la grata con una ragnatela. Tragedia. La quasi. Stazione di ricerca di Harry ha dimostrato tutta la sua utilità. Ok, gettone di ricerca, fuga chimica. Bene. Ehi, ho esaminato i rapporti sui. Sì. Vedo che hai cambiato idea. Sembrano fuori controllo. Hanno attaccato le proprietà di Fisk. Stanno contrastando Fisk. Cavolo. Pensi anche tu quello che penso io? Guerra tra bande? Dobbiamo provare ad anticiparli. Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Vediamo. Una pattuglia ha segnalato attività sospette nel suo cantiere navale di Portside. Grazie, Yuri. Vado subito. Andiamo. Ehi, hey, Yuri. Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea. Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk. Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. Oh! Missili! Ma che dove cazzo? Ma dove sono usciti questi? Scusate. Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro. Ho un piano, ma mi serve tempo. Dobbiamo resistere per il bene della scienza. L'indomito Otto Octavius. Gran notizia. Porca. Speriamo che il piano funzioni. Ma che cazzo?
Imboscata demoni, ho visto. Proprio è stata un'imboscata vera e propria. Sono per cazzi miei. Vabbè. Ok, continuiamo. Vediamo se sulla mappa c'è qualcosa nel frattempo. Abbiate pazienza. Eh beh, sì, ci sono le varie stazioni. Sì. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranze. State allerta! I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. E il capo sarà anche in prigione, ma nessuno tocca la sua merce. Controlla Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 a rapporto. Tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei depositi? Devo neutralizzare gli uomini di Fisk e scoprire cosa sorvegliano. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Continuano a parlare di attrezzature. Cosa nasconde Fisk? Ci sono troppi sgherri qui. Potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Dimela! Accidenti, qui è pieno di ragnatele. Deve essere Spider-Man. Spider-Man è qui! No! Spider-Man! Aiuto! Porca, non sapevo. Vabbè, oggi proprio non va nulla, non ce la si fa oggi. Succede? Sì. Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in giro. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok, troverò un'altra entrata. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti e finestre in frantumi. Controlla sul retro, andrei io, ma non sono sbagliato. Te pareva. Mm.
Vedo un'apertura, come ci si arriva? Qua. Avanti non c'è modo di entrare, ma forse altrove non hanno sigillato tutto con la stessa cura. Davanti, sopra, non si può... Esatto. Sembra di essere in un film dell'orrore. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Beh. Ok, dov'è la porta chiusa? Jeff, ci sei? È l'ora del porta party! Per via della porta, capito? Raffinatissima! Vedi la centralina che alimenta la serratura? Sì! Ci penso io! Un sovraccarico di energia aprirà la porta! Astuto! Ma non so come generare altra corrente. Prova questo! Ah! Un stordidore, fantastico! Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Bene. Che bello! Si può aumentare la potenza? Si può ancora? No, non c'è più. No. Questo è inaccessibile. No. Questi altri? Sì. Dai. Perfetto. Quest'altro? No, ok. Ok, no. Vabbè, abbiamo comunque... comunque già tanta roba. Quindi... Yes. Sì, ragnatela elettrica. Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, eh? A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Anche io, dai. Ti sembra vuoto? Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Questa, c'è uno qua. Però non so come arrivarci, un attimo. Grazie. Non l'avrei mai aperta da solo. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Non di niente a terra. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Eh sì. Dobbiamo trovarne altri. Ok, va bene. Non c'è niente, sicuro? Ok. Devo trovare dei segni, quindi meglio guardare di nuovo in giro. Sto facendo, non è che... Non c'è niente. Questo? No, qua... Dove potrei trovare delle tracce? E che ne sai? Ma sei tu? Spidey. Hai fatto? Per ora ho solo fatto fiasco. Qua. Ho trovato qualcosa. Ah, ma forse le porte normali non contano, eh? Beh, direi. Cerca dei segni su qualsiasi superficie. Muri,
Complimenti. Devo cercare dei segni in terra e sui muri. Oh. Ma come? Un attimo solo, eh? Qui niente. Da te? No, zero assoluto. Forse non è successo niente. Sono un attimo impantanato, porca miseria. Devono esserci dei segni che non ho visto. Qua, questi. Eccoli qua. Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto, arrivo subito. O forse no, l'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Primo piano, catafalchi arrugginiti, topi tagliaforte. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Come ci pensi? Attenzione. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Un'altra porta segreta. Io penso alla serratura, avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado. Trovata. Non va? Perché? Non ho capito. Ah, sistemata. Okay. Dai, eh. Si apre? Apriamo. Ehi, guarda qui. Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Mm-hmm. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Da sotto. Oh no. Trovata. Come... Non ho capito che cazzo devo fare. Trova Folgora. Ha detto trovata. E poi nulla più. Perché? Ah, deve. Forse si deve spostare. Ho capito un attimo. Ah, ho capito. Bastardo, vabbè. Dai, Andata. Ok. Avevi ragione, Jeff, una botola. Incredibile, mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Sì. Uno, due, tre. Per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. Mm.
un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato. Puoi fare il Napoli ha vinto. La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Qua. Quando... Ok, di sicuro non era un treno. No. Sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavo, presto! Forza, andiamo! No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era. Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Esatto. Qui c'è una stanza con la rete ancora intatta. Perché perdere tempo quando potevano sfondare la rete davanti alla rastrelliera? Non lo so. Qua che c'è? Furto con scasso, andavano di fretta. Volevano solo le armi letali. Hanno lasciato i fumogeni, le granate stordenti. Mm-hmm. I taser. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Resta qui. Al diavolo. Hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Porca! Al riparo! Eppa, vaffanbrodo! Grande, un colpo da maestro! Cerco di dare una mano. Sarò io, allontanati. Ricarico. Che fai, ti metti in mostra? Parli tu che schivi proiettili. Lo stordisco. Oh, è tutto le palle. Via. Occhio. Sono quasi colpito. Sono quasi. Come andiamo? Stiamo aumentando. Ti copro io. Stoppa. Ehi, grazie amico. Tutto bene? Vai, ti raggiungo. Se perdo due furgoni di uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Oh, io ce la sto mettendo tutta. Attenzione. Sono ovunque, se non li fermo finiranno per uccidere qualcuno. Prova a raggiungerti, ma non ti prometto niente. Sta attento, Jeff. Non fare sciocchezze. Ma perché sono così veloci? Sono un camion di merda, com'è possibile? Non capisco, forse ho capito. Se continua così, ci scappa il morto. Devo avvicinarmi. Vai. Ragazzi, avete un posto in più? È la tua fermata. Affanculo. Vai. Grande Spidey. Oh.
Oh, attenzione. Boom. Porca. Fantastico per una volta la 3 in orario. Ops. Oh, ci ha salvato il poliziotto. Ero per un giorno, decisamente. L'agente è stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole, l'ascolto. Ok. Salta su. È proprio brava. Quando vuoi. Boom. Sono esausto. Devo tornare a casa anche prima sono dormita. Ah, ok. Io non volevo veramente trasferirmi a casa, però. Ragazzi, io invece, allora, io ho un'altra intenzione, quella di finire i laboratori e poi ci salutiamo. Quindi andiamo. Quindi si fa quello che dico io. Prendiamo in mano le redini di questo gioco. Attenzione, abbiamo un demoni del cazzo. Sì, lo so. E anche Shocker è coinvolto. I demoni lo costringono a lavorare per loro. Quella gente non scherza. Credi vogliano solo spodestare Fisk? Sarebbe già una catastrofe. Spero non abbiano altri piani. Beh. Ok. Stavo andando al laboratorio. Porca miseria. Eccoci qua, abbiamo raggiunto il laboratorio. L'ennesimo laboratorio, vediamo di vedere cosa c'è. 10:30, uomini con maschere. Vabbè, un attimo, vabbè. Guarda, non ho capito. Ok. Questa è semplice ma fondamentale. Misura le tossine nell'aria, è la più sensibile di tutta la città. L'inquinamento colpisce soprattutto bambini e anziani. Mia madre ci teneva molto. Se i dati sono corretti, nell'aria c'è un eccesso di anidride solforosa.
Deve essere colpa dei motori con scarichi inadeguati. Se raccogliessi dei campioni potrei segnalare alle autorità marca e modello dei veicoli. Madonna, vabbè. E come dobbiamo fare? Non ho capito. Non ho capito. Attraversa le nubi di smog. Ah. Boh. Ah. Boh. Ok, questa è fatta. Ah, è proprio brutta sta la missione. Non credo mi faccia bene. È in punto. Bene. Mancano pochi campioni. Ah, proprio così prendiamo i campioni. Va brutta sta roba. Vabbè. Questa puzzava. Ancora un paio. Porca miseria, ma perché? Ma non c'è un altro metodo? Cioè, per prendere i campioni dobbiamo avvelenarci, ma perché? Bah, vabbè. Ce l'ho! Ce l'ho il Covid che c'hai. Ah, la mancia, qualche brutta malattia. Attenzione, vai. Un altro dovrebbe bastare. Porca non morire. Appunto. Mi sembra che invece qua. Ci siamo. Wow, è stato bellissimo. A quanto pare i colpevoli sono tre. Mi servono delle prove fotografiche. Torno a scattare foto, come ai tempi del Bugle. La mia vita era più semplice allora. Una è andata. Ci sono delle macchine in particolare che inquinano. E stiamo facendo le foto alle macchine che inquinano. Bene. Torniamo sulla telecamera. Se riesco. Allora. Vai. Come seguire le macchine. Che devo fare? Allora, vai. Occhio. Oh. Questa è buona. Molto buona. Spedite. Le auto saranno richiamate. Merito del vostro ecologico Spider-Man di quartiere. Sì, decisamente. E altri due gettoni ricerca. E un altro laboratorio è qua che ci aspetta. Vai. La lista è lunga qua dei laboratori. Molto lunga. Vai. Ci ho detto una mail. Un attimo. Una cosa di importante. Oh. Vai. Avvia mantieni. Vai. Ehi, Pete. Questa stazione controlla la pressione idrica in ogni singolo edificio. Quelli di oltre tre piani usano torri idriche per potenziare la rete cittadina. L'obiettivo è individuare i problemi prima che si verifichino. Ehi, in questo edificio la pressione è fuori scala. Devo capire perché. Le torri idriche si collegano al sistema cittadino dal terzo piano. Scansionerò i tubi per capire dov'è il problema. Qui i tubi sono a posto. Qualunque sia la causa, è più in basso. Ecco il problema.
La valvola è impostata male. Niente di complicato. Ehi. Non è nulla. Spidey. Forse è meglio chiudere tutto prima che Jameson incolpi me. Spidey, se hai fatto un casino, Spidey. Spidey. Meglio del nastro adesivo. Aia, qua siamo inguaiati. A posto. E voilà. Voilà proprio, siamo un po'. Appena in tempo. Vai, dai. Risolto. Sali, non scendere. Chiamatemi lo stupefacente Spider idraulico. Vai. Era l'ultimo, ma non reggerà a lungo. Quindi la pressione è eccessiva. Esatto. A meno che non sia un problema di deflusso. Controllerò lo scarico. Il condotto di scarico è lungo la costa. Vediamo se qualcosa lo ostruisce. Sì, decisamente sì. Passatura. Ditemi voi, quale altro eroe combatte il crimine e ti aggiusta la doccia? Appunto. La Oscorp non potrà negare che una stazione di Harry ha sventato una crisi. Grica. Ok, abbiamo. Queste sono fatte. Quindi ci dà la V sopra. Ok. E potremmo addirittura rifarle, vabbè, però non è che siamo così, ok. Qua ci abbiamo, ok. Quindi possiamo trasferirci lì. Esatto, bene. Abbiamo un minimo di vantaggio, per fortuna. Vai, 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 veloce, veloce, veloce. Arrivo, Devo arrivo. Un blitz. Signori, non è così che funziona un bancomat. E quello non è un bancomat. Sembra che i demoni servano grosse somme. Ancora una volta devo difendermi dalle false accuse di McDonald McGargan, meglio noto come Scorpion. Sì, come dichiarato in varie occasioni, sono stato io a finanziare l'esperimento che gli ha garantito una forza sovrumana, l'ipervelocità e quell'orrenda coda robotica. Pure. Speravo di creare un anti-Spider-Man al servizio dei cittadini. Ma vaffanculo, ma non potevo sapere della sua follia. Già. Dai, facciamo anche questo. Ehi, Pete, questa stazione è uno dei progetti a cui tengo di più. La rete cellulare è vulnerabile agli attacchi terroristici, così ho iniziato a monitorarla. Mi faresti un favore? Guarda se noti qualcosa di sospetto. Oh, non sono i terroristi. Le interferenze dipendono da un errore di sistema. Se non trovo una soluzione, rischia di mettere fuori uso la rete.
Hey. Ok. Fine. Ho impostato welcome. Le reti per rilevare le zone. Welcome back. Devo aggiustare i ripetitori prima che la città resti senza rete. Dimensioni dell'area interessata non. Oh no, 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 no. Fuck. Oh, 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 oh. Ok. Che dobbiamo fare qua? È andata. Ne mancano tre per risolvere il problema. Ok. One left, two. Credo di poter usare gli elicotteri come ok. Prima. Oggi dipende tutto dalle reti cellulari. Un guasto può creare problemi a ospedali, polizia. Sarebbe come un blackout. Devo sbrigarmi. Il sistema sta per collassare. Ho capito. Oh, no, 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 no. Giù, 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 giù. Ok. Fatto, ma sono ancora a metà dell'opera. Ok. Go. Cavolo. Vorrei sistemare la rete per tutti, a parte i cafoni che tengono acceso il cellulare al cinema. La situazione peggiora, non mi resta molto tempo. Sono circondato da muri invisibili. Mi sento un mimo. Sistemata. Ho guadagnato tempo, ma non posso rallentare. Ok. Molto tempo. Si comincia a stare stretti. Vai, 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 vai. Oh no, 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 no. No. Ma porca puttana. Ma perché? Ok, farei a meno del bis. Che casino. Ha sbagliato tutto, porca miseria. Vabbè, ma vediamo se dobbiamo rifarla. Bam! I newyorkesi possono di nuovo postare i fatti loro dalla metro. Abbiamo finito o no? L'emergenza sono salvi, aspetto quasi altrettanto importante. Ok. Se la rete fosse crollata, la Oscorp avrebbe speso un capitale per riattivare le comunicazioni. La stazione è fondamentale, non possono rinunciare al progetto di Harry. Ok. Done. Oh, perfetto. Ok. Sì, vabbè, messaggi vari. Ok, andiamo qui. Vai. Trecento metri. Vai, 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 vai. Let's go, let's go, let's go. Ok. Vai. Ci siamo. 10:30, attenzione, tentata rapina a un veicolo blindato. Segnalazione giunta da Tribeca. Questo fu uno dei primi progetti di mia madre. Stavamo sviluppando un batterio che sciogliesse la plastica nell'oceano. Purtroppo non abbiamo... non ha fatto in tempo. Se hai qualche idea, lo apprezzerei molto. No. Dovrei modificare la struttura genetica. Ah. Ma ho bisogno di un laboratorio più attrezzato. Il batterio sopravvive solo in ambienti liquidi. Ah, quindi? Un attimo. Il fluido di ragnatela. Posso tenere in vita il batterio nella cartuccia di tela. Alla ESU dovrebbero avere i composti per potenziarlo. Bene, dove andiamo? Di qua. Accidenti, il batterio ha dissolto la ragnatela. È la cartuccia che uso per muovermi, ma per le altre non vedo problemi. Beh, dovrò solo arrivare alla ESU senza appendermi a niente. Oddio santo.
Le tele da proiezione sembrano a posto. Se non altro è un buon allenamento. Devo fare presto. Il batterio potrebbe morire a momenti. Sto cercando. Must hurry. Hurry up. Ok, vai. Che c'è? Non avete mai visto nessuno correre sui muri? Ok. Close, you are close. Siamo vicini. Vai. Ok, per legge devono smaltire le sostanze chimiche in questi contenitori. Potrebbe esserci qualcosa di utile. Bene, è ora di andare al laboratorio di Octavius per combinare i composti. Prenderei la metro, ma il tempo stringe per l'amico batterio. Vai, 700 metri. 600. 500. Vai. 4. Vai. Veloce. Come on. Vai. Veloce. Veloce. Ok, ora mi serve solo un agente elegante. Elegante? un agente elegante? Vabbè. Sì, Italian joke. Ok, vai. Ora ho bisogno di una centrifuga per estrarre il batterio dal fluido di tela e conservarlo. Peter. No, Peter. Non so neanche perché mi prendo la briga di registrare. Norman ci ha tarpato le ali. Ha deciso di tagliare i fondi al laboratorio. Eravamo sul punto di compiere un'impresa. Queste due mi sa se sono compatibili. No. Tempo e finanziamenti per applicare le nostre idee. Un attimo. Risposta che cercavamo. Devo soltanto isolare i batteri. No. Yes. Magnifico. Credo di aver potenziato il batterio, ma per esserne certo devo tornare alla stazione di Harry. Non c'è null'altro qua che possiamo fare ancora. Che mi ricordo che c'erano altre cose. No. Perché continuo a ripetere lo stesso errore? Da cosa si capisce che abbiamo perso i finanziamenti? Dal sapore del nuovo caffè. Vai. Usciamo, non fa niente. Poi ci ritorneremo, dai. Ora dovrei riuscire a oscillare. Vediamo. Ora sì che ragioniamo. Mie amate ragnatele. Non vi darò mai più per scontate. Spero che funzioni. Ricordo quando la mamma di Harry avviò il progetto. Erano entrambi entusiasti. Non vedo altre cose da fare, quindi dobbiamo forse andare. Ok. Sti. Vai dove ti porta la ragnatela. Facciamo quest'ultima missione, poi salutiamo, ragazzi. Facciamo una pausa, non lo so, penso ci becchiamo domani.
Occhio, facciamo questa qua. C'è e basta. Un recipiente pieno di plastica. Vediamo cosa succede. Mi squaglia? Funziona. Non come speravo, ma sempre meglio di prima. Probabilmente servono altri test. Non ha eliminato tutta la plastica, ma è un passo avanti. Beh. Oscorp non può sospendere il progetto. Questa è roba da premio Nobel, senza contare il boom delle azioni in borsa. Ma in realtà ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parecchi, ragazzi. Li faremo. Non c'è problema. Natascia Diago è passata, va bene. Ok. Comunque bel nome. Anche se chissà. Mistero, magari qualcuno che ci conosce, che vabbè. Non c'è problema, ragazzi. Chiunque, noi siamo open mind. Decisamente open. Ragazzi, niente, ci aggiorniamo. Un mal di testa pazzesco. Va bene. Alla prossima live. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie ancora.